La mostra Made in New York presenta le opere di Kate Haring e Paolo Buggiani, due street artist importanti del Novecento, entrambi presenti nella scena newyorkese, sia con i loro disegni sia con le loro performance o opere artistiche in giro per la città di New York. La mostra analizza le vite e le opere di due artisti fondamentali per la street art, Kate Haring e Paolo Buggiani. Entrambi figure chiave di questa corrente artistica, Kate Haring è famosa in tutto il mondo, Buggiani invece attraverso le sue performance simbolo della contaminazione dell'arte nel mondo quotidiano, nella vita quotidiana. Kate Haring, famoso street artist degli anni Ottanta, per i suoi omini colorati che attraverso la sua arte vogliono esprimere tematiche sociali importanti soprattutto anche per lo stesso Kate Haring, come la lotta contro l'AIDS, la lotta contro l'energia nucleare e tantissime altre tematiche sociali molto diffuse negli anni 80 e 90, fino a diventare anche simboli della società contemporanea attuale. Paolo Buggiani, artista italiano, è entrato in contatto con la cultura newyorkese per una sua curiosità nei confronti della pop art. È intervenuto nella vita quotidiana newyorkese con le sue opere di street art, ovvero arte che interagisce con il mondo della strada, portando non disegni come i graffiti, bensì delle proprie opere artistiche e performance all'interno delle vie newyorkesi, illuminando attraverso strutture metalliche infuocate le vie di New York, sorprendendo dunque tutti gli abitanti della città. Queste performance servivano per far diffondere l'arte attraverso linguaggi semplici e molto diretti nella vita di tutti i giorni, fondendo appunto l'arte con la vita quotidiana, obiettivo che nel Novecento si sviluppò in molte categorie artistiche. La mostra presenta soprattutto le primissime opere di Kate Haring, i cosiddetti subway drawings, che sono delle raffigurazioni che lui faceva sopra dei cartelloni pubblicitari coperti di nero quando erano scaduti, e disegnando appunto i suoi famosi omini con all'inizio una simbologia molto semplice e diretta, parlavano di relazioni quotidiane, di amori, di sentimenti, di divertimento. Paolo Buggiani decise di conservare i subway drawings perché fu colpito da questi omini divertenti di Kate Haring, che all'epoca ancora non era un artista affermato, conosciuto. La mostra, attraverso l'esposizione di diverse opere artistiche di Paolo Buggiani, presenta l'evoluzione stilistica dell'artista, partendo da dei quadri pittorici con delle pennellate ancora molto semplici, si sviluppa il suo linguaggio con l'inserimento di oggetti e materiali quotidiani nelle sue opere, che richiamano anche le opere di Burri, artista famoso per i suoi sacchi di juta presenti nelle tele, fino ad arrivare alle vere e proprie performance e street art fatte all'interno delle vie di New York, presentate nella mostra attraverso degli scatti e dei video realizzati durante le sue performance.